Non ha senso. Pietro Terracciano, gran partita, ma Milenkovic, gran partita. Martinez quarta, gran partita. Il Cabi non vede palla fino a 116. Nulla al centravanti marocchino, non aveva fatto nulla. E niente, la maledizione continua per la Viola, non riesce ad alzare al cielo di Atene la Conference League. Tifosi dell'Olimpiakos ammutoliti per 116 minuti da quelli Viola. Molti juventini godranno perché la Fiorentina non vince la Conference League. E il Torino non andrà in Conference League, ragazzi. La Fiorentina ci riandrà con un altro allenatore. Terzo anno di fila. Vediamo se riusciranno a vincerla l'anno prossimo. C'è molto da dire, Terracciano fa grandi parate, almeno due, se non tre. Tsolakis ne fa due. La classica partita da rigori, invece no. Che poi per me, poco prima, c'è un fallo grosso come una casa. E hanno visto il fuorigioco al bar. C'era un fallo di Ricapi su Milenkovic, gamba alta su Milenkovic che andava a spazzare il pallone in sforbiciata. Quello è fallo, il gol non c'era. Invece al bar controllano il fuorigioco, che per questioni di millimetri non c'è ancora niente. Vabbè, l'arbitro ci ha capito ben poco nel secondo tempo supplementare, e nonostante ciò la Fiorentina poteva anche vincerla comunque e anche pareggiarla subito dopo il gol di Arcabi, ma niente. L'idea del calcio avevano già scritto il finale.